Tutto pronto, manca solo il dormiglione. Allora vieni, dai, dobbiamo fare la colazione. Dai, che io sono pronto. Sei sopra di me. Dai, che ci impieghi anche 2 ore, madonna. Ora! Vai! Ora! Vai, su. Entro oggi. Allora non mi serve questo. Non sarebbe stato facile. In auto ha cercato di controllarsi, ma non c'è riuscito. Dopo aver passato la mattina a casa a lavorare e sistemare casa, not so glamorous, siamo pronti per andare a pranzo fuori, perché si può andare a mangiare fuori, e io, siccome non si può andare a cena fuori, vado a pranzo fuori vestita da cena, indossando finalmente un vestito che mi ha regalato Jimmy precisamente un anno fa, febbraio, che aveva ancora l'etichetta, e anche questi tacchi. Sempre un anno fa, ma indossati, dopo un anno esco dal pigiama. Finalmente, siamo pronti. Cioè Jimmy non è pronto, Jimmy è ancora in fase e scelgo cosa indossare. As usual. Io sono già pronta, ho già fame. Pranzo fuori! Buongiorno a tutti Nini, oggi sono io qui davanti allo schermo per intanto già iniziare a ringraziare tutte le prime persone che mi hanno fatto gli auguri di buon compleanno. Sì, perché oggi è il mio compleanno, come direbbe la Silvia. È il tuo compleanno. E ringrazio anche chi me li farà, quindi... Anche chi non li farà. Detto questo, noi stiamo andando al ristorante perché, se Dio vuole, ora che siamo in zona gialla, avevamo troppa voglia da prima di Natale che non ci andavamo. E niente, quindi il tempo è bruttissimo, tristissimo. E avevamo scelto un ristorante con il parco, con la vista fuori, eccetera, ovviamente... Vabbè, dettagli, non ci faremo abbattere da questa... Abbiamo il sole dentro! Da questa cosa, sì, abbiamo un sole che spacca le pietre dentro, giusto. Quindi, niente, per ora proviamo a goderci la nostra giornata e grazie ancora a tutti, quindi è il mio compleanno! Ciao! È il tuo compleanno! E finalmente, tornando al ristorante dopo tanto e dopo essere stati sempre in casa, più o meno con la tuta... Non potete sapere che pezzo di gnoccolona è la Silvietta! Anche io! Però la Silvietta si è superata! Come lei sa fare! Lo fa poco! Dettagli. Per andare dal divano alla sala da pranzo a... Io glielo dico, ogni tanto mettiteli tacchi! Certo. Casomai quello di sotto si lamenterà! Ma guarda che muoversi dal letto al divano con i tacchi... Mi sembra un'ottima opzione. Stimola l'attenzione, il fatturare. Cioè, il fatturare. Scusa. Ti stimola a lavorare, quindi lo devi prendere. Certo. Da questo punto di vista, sì, perché ti senti businesswoman. Ma sì, certo, senti figo, nonostante sei in una casa, un buco e dal divano al letto ci comunque siano. Comunque il mio lavoro si fa in top e leggings. Un po' meno che qualcosa. Alternativo, lanciamo la nuova moda: top leggings e tacchi. E tacchi, yeah. Squat in tacchi. Oddio. Finalmente. Ma il vero protagonista chi è? Lui. Un chilo di pepe. Lui. La. Tacchi mori. Sei tutto buio. Sì, beh, parliamoci chiaro. I tacchi solo per sedermi a tavola. Tanti auguri a te. Tanti auguri al
lo zio Jimmy. Grazie! Auguri! Grazie! Com'è? Ora ve lo dico. Gnam! Voilà. Beh, rispetto a stamattina, tutta un'altra cosa. Giornata terminata, la terminiamo a letto, proprio morti, guardando ben la penultima e l'ultima, dobbiamo registrare mezz'ora, puntata della serie TV How I Met Your Mother. Dopo praticamente 4 mesi siamo arrivati alla fine, non ne possiamo più. Finalmente Ted l'ha trovata sta moglie, bravo Ted, bravo, continua. Aspetta ancora la fine, ormai c'è un colpo di scena, per carità. E niente, quindi... Stavo felice, il tuo compleanno. Bella giornata. È il tuo compleanno per ancora 50 minuti. Boia, come le galline stasera. Cosa possiamo fare? Come le galline, perché io domani devo andare a Roma. Andata e tornata. Perché, beh, l'avrete già visto ora di questo video. Domani vado in televisione! Vado a raccontare la mia storia su Rai 2 a I Fatti Tuoi. E sono molto emozionata, sono un po'... Vedremo, speriamo sia andata bene. Guarderò questo video e dirò cosa. Invece magari, non so. Ah! Cosa ho detto? Non ti ascoltavo. Non ti ascoltavo, cara mia. Niente, volevo far vedere anche cosa ho regalato a Jimmy. Secondo me è una cosa molto particolare che, non so, non tutti gli uomini forse sono pronti, o comunque è difficile trovare per un uomo, dei braccialetti. Vediamo se si vedono bene. Braccialetti da uomo. E Jimmy ha sempre detto che gli sarebbero piaciuti, però sono effettivamente difficili da trovare belli. E non li abbiamo trovati. Sono davvero davvero belli, però io non sono contento che me l'abbia regalati, perché io di mio non so mai scegliermeli. Tu li volevi, continuava a dire voglio un bracciale, anche l'anello è ancora più difficile. No, ma in realtà ora qui sono solo due, ma poi col tempo averne di più secondo me l'effetto è anche più bello, e quindi sono contento abbia iniziato così, che sicuramente ora inizierò ad andare avanti. Fino ad oggi ho sempre detto ah sì, mi piacciono i bracciali, ma non li ho mai comprati. E poi l'anello, no. Troveremo anche un bel anello. Hai detto tu che volevi un bel anello. Ma no, ho detto troppo hipster per me, non è il mio stile. Belli anche gli anelli, ammetto che gli anelli per gli uomini, alcuni anelli sono anche belli, però è uno stile forse un pochino più hipster e non è il mio. Tu sei un po' hipster inside. Ma è hipster. Bene, noi adesso ci dobbiamo infognare in questa How I Met Your Mother. Ciao! Notte, Nini.